Nane Dumeo, Nane Dumeo, Nane Dumeo, su mundo argai, assicutera, non torra mai, assicutera, non torra mai, mai! Giorgio Napolitano è ritornato a Roma, ha concluso la sua visita in Sardegna, una visita che è stata anche molto contestata e fischiata. C'è una lettera aperta che gli viene rivolta dal sindaco di Iperfugas, Mario Satta, in cui il sindaco tenta di spiegare perché non è andato a stringergli la mano, pur essendo stato invitato, e lo spiega in un modo che può essere una buona sintesi di ciò che la Sardegna intera forse voleva chiedere a Napolitano anche attraverso quei fischi e quelle contestazioni. Il sindaco scrive: «Gentile Presidente, mi chiedo perché non si sono sviluppate l'agricoltura e l'allevamento e le nostre aziende si trovano ora strozzate dai debiti e vessate da Equitalia. Presidente, mi chiedo perché ben 35.000 ettari del territorio sardo siano ancora vincolati da uso militare. Lo Stato italiano, di cui lei è la massima rappresentanza, guadagna ogni giorno svariati milioni di euro per le sperimentazioni belliche che vi si svolgono, mentre la gente delle aree limitrofe si ammala di cancro. L'Italia guadagna e i sardi muoiono. Mi chiedo perché negli anni 60 ci avete imposto un modello di sviluppo industriale che ha snaturato i nostri saperi tradizionali, oggi sarebbero stati preziosi, e ha distrutto irrimediabilmente i nostri habitat. Ci avete ingannato allora, ci state ingannando oggi. Mi chiedo perché ora ci volete sventrare l'isola in due con un gasdotto che vi porterà in Italia il metano algerino e a noi lascerà la solita devastazione e niente più. Perché forse lei non lo sa, ma se noi sardi vorremmo portare il gas nelle nostre case, ci toccherà pagare. L'ennesima servitù che farà comodo solo a voi. Mi chiedo perché non rispettate le nostre leggi e in particolare l'articolo 8 del nostro statuto di regione autonoma che prevede la restituzione dei 7 decimi delle imposte fiscali. È dal 1991 che lo Stato italiano trattiene per sé questi soldi, al punto che oggi il suo debito con la Sardegna è di ben 10 miliardi di euro. Adesso forse potrà iniziare a capire perché io, signor Presidente, non posso stringerle la mano. Proverei enorme imbarazzo di fronte alla mia comunità, di fronte a tanti miei concittadini, se venissi ad omaggiarla, dimenticando che siete debitori da una parte e mentitori dall'altra. Avete violato i patti e vi siete tante volte rimangiati la parola data, scordandovi che per noi sardi la lealtà è ancora un valore importante e questo modo di comportarsi continua a ledere la nostra dignità. In corpo de un monte si può detintrare, in coro de un homine no. Significa: nel corpo di un monte si può entrare, nel cuore di un uomo no. Dottor Mario Satta, sindaco del comune di Iperfugas.